Allora, siamo con i due protagonisti di questa competizione, per Michele Pastorini in campo maschile, Valentina Mattesini in campo femminile. Partiamo da lei, che c'ha anche il figlio qui in collo. Allora, Valentina, sembra un anno oramai particolarmente positivo. Sì, l'inizio è molto promettente, sono un periodo di forma, quindi spero che l'anno continui così. Ho avuto grande soddisfazione a Prato sulla mezza e anche stamani sono corso molto bene, molto facile, quindi buone sensazioni anche stamani. Poi questa corsa ci tengo particolarmente, in quanto è la prima corsa che ho fatto quando ho iniziato a correre, e quindi ci tenevo molto a vincerla. Ecco, fra l'altro domenica prossima ci sarà campionato italiano in Master a Numana, quindi anche lì vorrei essere fra le protagoniste. Ci spero, sì. Dopo Prato le speranze ci sono di comportarmi bene anche a Numana. Allora, siamo con Michele Pastorini, il protagonista, ma oggi i compagni di squadra erano molto guerrieri. Sì, oggi la gara è stata molto dura, la gara è sempre bella, il parco corso mi piace tantissimo. E sì, gli avversari erano agguerriti, ma come ho detto anche prima, fortunatamente qualcuno si è risparmiato per la gara di domenica, per la mezza, e di conseguenza sono riuscito a stare davanti, per fortuna, perché giustamente giusto fa dare meriti anche chi è più forte e chi magari si risparmia una gara. Io diciamo che ne ho approfittato. Era un percorso adatto alle caratteristiche, questo sali scendi iniziale e anche intermezzo al percorso? Sì, sicuramente sì, è un percorso ondulato, collinare, con salite e discese è più favorevole, infatti anche in campestre riesco a andare meglio essenzialmente, quindi sicuramente un percorso favorevole. Poi appunto per questo è una gara che mi piace particolarmente, proprio perché comprende un po' tutto, riesci ad andare veloce in piana, riesci a essere insomma molto muscolare in salita, riesci anche a distenderti in discesa, quindi proprio ha di tutto, divertente. Poi in centro Arezzo, insomma c'è tutti i parchi, molto molto bello. Sei in testa al Grand Prix, hai intenzione di mantenere fino alla fine? Ma si spera, sì, dai, l'obiettivo è quello. Va visto se si riesce a fare tutte le gare, comunque, certo, è un obiettivo a cui si punta quest'anno, vista ormai la situazione, vista la posizione, ci si prova. Grande prova anche per Menon.